Mancano poche ore alla 35esima edizione della Maratona di Francoforte che si preannuncia gara molto veloce, ma cerchiamo di scoprire i protagonisti insieme alla competenza tecnica del nostro amico Alberto Stretti che abbiamo la possibilità di guardare in video. Stranamente non sei sul luogo della gara, sei a riposo, molto strano. Ciao Giovanni e buonasera a tutti gli amici di Track and Field Channel. Sì, questo weekend sono a riposo, ho voluto riprendere un po' fiato e prepararmi per la seconda parte di stagione che vedrà che andrà diritto verso i cross e quindi un lungo weekend di riposo ci stava bene per caricare l'energia in merito. Corsa su strada ancora e poi corsa campestre a gogo. Veniamo a questa maratona di Francoforte, che si preannuncia sulla carta molto interessante, perché ci sono degli atleti con dei crono molto significativi. Sì, Giovanni, la maratona di Francoforte, la Mainova, citiamo che è lo sponsor, Mainova Frankfurt Marathon, sarà la 35esima edizione. 35esima edizione, un record del percorso di 2 ore 03:42 e 2 ore 21 bassi per Mamity Duncan nella gara femminile. 2:03:42, ricordiamo, scoprimmo proprio qui a Francoforte, scoprimmo quel nome nuovo che si chiamava Wilson Kipsang, che proprio da Francoforte prese lancio per la carriera stellare che tutti conosciamo e applaudiamo anno dopo anno. Nel lontano 2011. Quest'anno la gara sarà una gara basata su un duello a tre, diciamo. Tavesse Tola 2:04:49 a Dubai, l'anno scorso se non vado errato, la gara velocissima di Dubai. Sa ci sarà con lui Mark Courier 2:05:49, vincitore di Parigi l'anno scorso e soprattutto, attenzione al nome nuovo, non troppo, ma in crescendo di condizione, Cyprian Cotut 2:07:011. Cyprian Cotut, a cui faccio io la domanda, mi saprei dire tu Giovanni, di chi è fratello di... Del grandissimo Martin Lell. Esatto, fratello del grandissimo leggendario Martin Lell, infatti è impressionante la somiglianza di Cyprian quando guardiamo le foto, sembra di rivedere il fratello maggiore decisamente assai famoso. Qualche gara l'ha vinta, vero già, eh? Cyprian ha vinto Parigi quest'anno, ha stravinto Parigi quest'anno con una progressione devastante negli ultimi 5 km. Quindi è da attendersi una grande gara di Cyprian Cotut sul percorso di Francoforte. So che Cyprian sta bene, era comunque finalizzato una maratona in questo periodo, quindi attenzione a Cyprian Cotut. Se tutto gira per il verso giusto, potrebbe essere uno dei grandi protagonisti di giornata. E cosa mi dici di Leonard Langat, insomma, di cui noi conosciamo sicuramente il manager, Nico Pannevis, del team Puro Sangue? Sì, esatto. Prima di tutto un plauso all'amico, ricordiamolo con piacere, l'amico Nico Panevis, che ha messo questo fortissimo ragazzo, mi piace parecchio questo ragazzo, Leonard Langat. In ottica mezza maratona, Leonard Langat può essere un nome nuovo, ma è una realtà. È già in grado di correre, se non vado errato, cito memoria, non me ne voglia Nico Panevis se sbaglio, tra i 59, 30 e i 60. Ha già corso quindi una o due volte, se non vado errato, sotto i 60. Sulla mezza maratona è decisamente un uomo importante, la mezza veloce. Provala alla carta della maratona, sono sicuro che può far bene. 2:14 è un personale altissimo che non gli compete per il tasso tecnico. Quindi ci aspettiamo di vedere, continuiamo di vedere Leonard correre quantomeno a 2:08:29 subito prima di uno step successivo verso risultati ancora più importanti. Gara femminile che vede protagonista colei che detiene il record del tracciato, la Dasca, l'Etiope. Sì, Mamity Duncan 2:21:59 di personale che detiene il record del percorso. Proverà una gara veloce, hanno detto in conferenza stampa tempi importanti sotto i 2:20, non ci credo perché non la vedo pronta, non è un periodo che non correva ancora così forte, pure sia perché lui ci ha smentito tutti andando a stravincere Chicago, quindi è ancora tutto da vedere. Penso sarà una gara comunque tra i 20 e i 22, una gara decisamente interessante, tanti nomi nuovi, Sutume Hasefa Kebede, Fabia Tola, Sara Cebet, tanti nomi nuovi per una gara, diciamo, con un pronostico, a mio avviso, completamente aperta a tante soluzioni. Mentre la gara maschile è più delineata nella parte anteriore, mentre vedo soluzioni più aperte per quanto riguarda le posizioni di rincalzo. C'è qualche italiano in gara?
Italiani ci sono, c'è in gara Giovanna, dalle starting list che ho avuto modo di vedere l'altro giorno, c'è in gara l'italiana Giovanna Eppi, una gara maschile, la gara femminile, che se chiudesse un tempo 2:35, tra i 2:35 e 2:40 sarebbe un risultato, a mio avviso, fantastico per lei. Abbiamo in gara René Cuneazzo della Pro Patria in campo maschile, che sono curioso di vedere se migliorerà il 2:15 di Firenze. In campo maschile torno ai vertici, Giovanni, se mi concedi, Cibrian Coutut, 2:07:11 come detto, ricordiamolo allenato da l'italiano Claudio Berardelli. Mi piace citare poi un amico Kennard, il belga, 2:10:31, talento europeo in netto miglioramento, molto giovane in netto miglioramento. Non mi stupirei se confermasse quantomeno il suo risultato o scendesse addirittura su tempi inferiori al muro dei 2:10. Questo a testimoniare che con una preparazione adeguata e un lavoro certosino e importante, anche i giovani europei possono scendere sotto tempi sotto i 2:10. E anche ricordiamo un altro talento che penso di aver visto per primo in giro in Europa, lo scozzese, quindi britannico, Colm Hawkins, sceso a 60:04 stagionale sulla mezza maratona, ma 2:10, nono decimo posto alle Olimpiadi, contro i migliori keniani del mondo. Quindi attenzione ai nuovi nomi, ai nomi nuovi della maratona europea. 2:10:36, un redivivo Moses Masai dal Kenya, talento immenso da 59 sulla mezza qualche anno fa, mille problemi e torna. Bobby Curtis dagli Stati Uniti, 2:11:20, preferisce a Francoforte alla maratona di New York della settimana prossima, e infine un brasiliano che ha girato tanto anche in Italia come Frank De Almeida, 2:12:03 di personale. Una gara quindi da vedere, avremo la possibilità anche di vederla in streaming. Sì, avremo la possibilità di vederla in streaming e invito tutti a seguire i link che pubblicherai a fondo pagina dell'articolo, come già hai preparato in redazione, con tutti gli streaming del caso e i risultati in tempo reale. Proporremo addirittura una novità assoluta che non si è mai visto, il link per seguire addirittura la leaderboard e i live split, ovvero semplicemente una chicca internazionale che voglio mettere a disposizione degli amici di trackandfieldchannel.net. Tutti i passaggi 5 della testa della gara e di tutti gli atleti, 5 km ogni 5 km, e in più un passaggio chilometro dopo chilometro solo della testa della gara. Dati statistici per appassionarsi ancora di più a una grande maratona come questa a Francoforte. Grazie ad Alberto Stretti.